you know the way? È tutto scuro fuori. È un po' difficile vedere da vedere al buio, ma osservate il lago d'Oria. Wow. Assurdo il lago d'Oria. Incredibile. Chi si aspettava di vedere un lago in un luogo così in alto? E quei volbit, quei lumais molto dolci. L'acqua scende continuamente. Da... vabbè, non ho capito un cazzo. Cioè, la scende, succhia tutti i cazzi e poi succhia tutti gli altri peni. E ora mettete i vostri occhi, posate i vostri occhi sull'area illuminata centrale del lago. Sì, lo vedo. Quella blue-green radiance, right? Avvicinatevi per vedere meglio. Ma va, è un ingranaggio del tempo, un time gear. E cosa dovrebbe essere? Non riesco a capire, ma mi sta facendo battere il cuore. Fantastico, ma che cazzo è? Quello è un ingranaggio del tempo. Cosa? Un ingranaggio del tempo? Già, io lo proteggo. È l'unico motivo per cui mi trovo qui. Altri prima di voi hanno provato ad arrivare qui, ma ho usato la mia illusione di Groudon per mandarli a puttane tutti. Groudon, come lo fai? È una cosa che creo usando le mie abilità psichiche. Così. Eccoci. Ah! Non preoccupatevi. Come ho detto, è solo un'illusione. Quello che avete combattuto non era altro che questo. Ci sono stati altri, prima di voi, che hanno già sconfitto la mia illusione. Sono riusciti ad arrivare fino a qui. Ma loro erano dei figli di puttana. E quindi ho tolto loro la memoria. Capisco. E così facendo ho protetto il lago. Oh, capisco. Allora, volevamo chiederti una cosa, Uxie. Questo è il mio partner, Emanuele. Al momento è un Pokémon, ma una volta era un umano. Davvero? Un umano? Sì, ma Emanuele ha perso tutta la sua memoria di quando era umano. Quindi ci chiedevamo, forse vi siete incontrati prima, Uxie? E hai cancellato la sua memoria, maybe? È mai successo? È già successa una cosa simile? Un umano che sia venuto qui? Sai qualcosa, Uxie, insomma? La risposta è no. Nessun umano è mai venuto qui. Dovrei spiegarvi meglio. Io cancello la memoria, cancello solo i ricordi del lago d'Oria. Non posso cancellare tutta la memoria di un essere vivente. Non avevo nulla a che fare, a che vedere con la perdita di memoria del tuo amico. Né nulla a che vedere con la sua trasformazione in un Pokémon. La causa si trova da qualche altra parte. Esatto, sono i Men in Black. Oh, ok. Quindi sembra che tu non sia già stato qui, Emanuele. Uxie, noi speravamo di sapere, di scoprire qualcosa in più riguardo al nostro partner. Oh, e quello cos'è? Un ingaggio al tempo! Un ingaggio al tempo! Non possiamo portarcelo via. Wigglytuff! Wow, incredibile! E chi cazzo è questo? Questo è il nostro capo. Sono felice di vederti, amico mio. Amico, amico, amico! E anche Groudon è il suo amico. Date un'occhiata. Assurdo questo posto. Che bello. E ce lo riguardiamo tutto. Il lago d'Oria. Siamo arrivati. Non c'è tempo per succhiare, cazzi, dobbiamo andare. Ehi, c'è qualcuno là. Che cazzo? Raudon. Ciao, ciao, che succede? Maestro. Oh, guardate. Sta uscendo la sporricchia. Guardate, bello, bello. Eh? La sporricchia. Eccola qui, eccola, eccola. Oh. Sì, ogni tanto i geyser esplodicchiano così e vanno a uscire fuori tutta la sborricchia, sì, per ridere. E ci sono tutti i Lumise e i Volbit che ci girano intorno. Il tesoro deve essere questa vista del Pokémon. Va bene, va bene, va bene, Pokémon Mystery Dungeon. Ci sta, è vero, dai, questo è il vero tesoro, è l'esperienza, l'incredibile gioia di aver assistito a un evento più unico che raro.
molto bel messaggio quello che manda questo gioco in questa piccola frazione di esso. Mi piace molto, mi commuove, è molto bello, è molto bello. Peccato che non abbiamo imparato nulla riguardo il tuo passato, Emanuele, ma sono felice di essere arrivato qui. Sono felice di aver visto una scena così bella con tutti gli altri. Sono davvero felice. Sono felice di essere venuto. Certo, è vero che non abbiamo imparato un cazzo su di me, ma aspetta un attimo, Uxie ha detto che non mi conosceva. Ma se è così, come facevo a conoscere già questo posto? E quell'ingranaggio del tempo? Quando lo vedo, il mio cuore esplode. E sento questo feeling strano. Che cazzo vuol dire? Mi dispiace di avervi interrotto. Divertitevi, amici, amici, amici. Non rimuoverò le vostre memorie di questo posto, avete ottenuto la mia fiducia. Ma devo chiedervi di mantenere un segreto riguardo questo. Certo. Sai che un altro ingraggio del tempo è stato rubato, quindi questo deve rimanere al sicuro. Non diremo mai nulla riguardo questo posto. Lo giuro sul nome della nostra gilda. Per piacere, insomma, eh. Secondo me però ci sono i tre cattivoni che hanno sentito tutto. Ho paura di questa cosa. Si torna alla gilda. E quindi? La lunga e difficile spedizione è finalmente giunta alla fine. Wiggitaff e i membri sono tornati alla gilda tranquillamente. Per Emanuele e i suoi apprendisti. E gli apprendisti, tornare alla gilda significa riprendere con la solita schedule. Siamo tornati ai buoni vecchi tempi della gilda. Giusto. Adesso possiamo andare a fare il casino là. Era tanto che non venivamo svegliati come delle merde così. Ogni sorriso va condiviso. Mettetevi al lavoro. È il momento di tornare a fare i cazzi nostri come sempre. Oh, bene, bene, così si fa. Tutti belli attivi, belli svegli, con il cazzo dritto già la mattina. Benissimo, benissimo, benissimo. Non riesci a capire di chi è l'impronta? Cosa significa? Te lo sto dicendo, non riesco a capire, non riesco a identificare ciò che non conosco. Attenzione. C'è un visitatore qua sopra con delle impronte che non riesco a identificare. Diglett è una grandissima sentinella, quindi è raro che lui non si riesca a rendere conto di che cazzo siano. A quei tempi non riuscivate a riconoscere neanche le impronte di Emanuele, vero Emanuele? Cosa dici? Vuoi incontrare il nostro Guildmaster? Il tuo nome è Dusknoir? Ah, è vero, si chiamava Dusknoir il nuovo capitolo. Aspetta un momento. Dusknoir? Il famoso in tutto il mondo Dusknoir? Mio padre, totale. Grazie per aver visitato, che onore. No, non ci mancherebbe altro, guarda. L'onore è tutto mio, De. Non c'è piacere più grande di vedere la gilda di Wiggitaff. Molto famosa. Scusa, Laudred, che cazzo vuoi? Chi cazzo è quel tizio? Come? Non hai mai sentito di Dusknoir? Il famoso esploratore? No. Non sono così sorpreso, in realtà. Dopotutto è un nuovo arrivato. È uscito fuori dal culo. Come una cometa, è diventato famoso praticamente nel giro di una notte. Dicono che i suoi talenti come esploratore siano super eccezionali. Quindi questo Dusknoir è veramente così bravo? Sì, ho sentito tante altre cose belle su di lui. Fa cose che nessuno fa, che non puoi capire. Lui non lavora con un team, fa tutto da solo. Da solo? Già. Deve essere molto sicuro di sé. Sembra che non ci sia nulla in questo mondo che non conosce. Richiesta molto strana, proprio malata. Wow, ha così tante conoscenze? Quindi le voci girano. Ma lui ha usato la sua conoscenza per riuscire in numerose esplorazioni fino ad ora. Per questo che so che le voci sulla sua conoscenza sono vere, insomma, ecco. Dusknoir viene qui spesso? No, la prima volta. È per questo che Diglett lo riconosceva. E penso che il Guildmaster l'abbia incontrato per la prima volta anche lui oggi. Eh? E allora perché è così gentile e simpatico? Beh, perché il nostro maestro, sai, è così. Un coglionazzo. Anche se è la prima volta che incontra qualcuno. Capisco. Beh, deve essere stato proprio un duro colpo per la vostra gilda. Già, quella spedizione è stata una perdita di tempo. Io avevo sentito che la gilda di Wiglitaf aveva avviato una spedizione per trovare il lago Duria. Sono venuto qui sperando di sapere qualcosa a riguardo. Oh, mi dispiace, ma non abbiamo scoperto nulla. Oh, nessun problema. Questo mi ha dato un'opportunità per incontrarti, quindi
Pensavo di rimanere qui a Treasure Town per un po'. Magari posso passare qui a salutarti in questi giorni? La vostra gilda riceve sempre per prima le ultime notizie. Molte informazioni. Quindi sarebbe importante per darmi un aiuto nelle mie esplorazioni. No problem. Spesso passano anche altri team di esplorazione, quindi sei il benvenuto, fratello, non preoccuparti. Ascoltate, ragazze, questo è Dusknoir. E sarà qui a Treasure Town per un po'. Quindi non fate cazzate.